Benvenuti da Effetti Online a questo nuovo appuntamento di analisi dei mercati finanziari. Sono Alessandro Magagnoli, responsabile dell'ufficio studi di FTAonline.com. Oggi è il 4 gennaio, abbiamo le borse in netto rialzo, perlomeno quelle europee. Vediamo il nostro FTSE MIB che sale dell'1,2% circa. Le quotazioni si stanno avvicinando alla forte resistenza di area 25.000, dove troviamo i massimi di novembre e dicembre e il 61,8% retracement del ribasso dai massimi di gennaio dello scorso anno. Oltre a questa quota ricavata dalla successione di Fibonacci, avremo spazio per una crescita di altri 1.000-1.500 punti, quindi si tratterebbe di un segnale decisamente importante. Senza la rottura di area 25.000 invece avremo il rischio che le oscillazioni viste nelle ultime settimane alla fine si dimostrino un doppio massimo, quindi una figura ribassista. Per adesso l'intonazione sembra essere orientata al rialzo, quindi dovrebbe esserci spazio per questo test di area 25.000. Vedremo poi se si realizzerà anche la rottura o meno. Situazione molto simile per il DAX, anche qui siamo in prossimità della resistenza del 61,8% retracement del ribasso dai massimi di gennaio 2022. Sopra area 14,5 spazio per crescere fino a 15,350 circa. Senza la rottura di area 14,5, 14,6 invece c'è il rischio che questo rimbalzo si dimostri solo la fase intermedia di una correzione più complessa partita con i massimi di novembre. Sotto la media mobile esponenziale a 200 giorni che passa a 13,8 circa ci sarebbe il rischio di assistere a una fase ribassista anche consistente. Fino a che area 13,8 tiene, le aspettative restano comunque in favore di un tentativo di rottura di area 14,5, 14,6. A sostenere i mercati sono i segnali di rallentamento dell'inflazione in Europa e negli Stati Uniti. Se andiamo a guardare l'articolo che trovate sul sito di FT Online, bene le borse euro, l'inflazione rallenta, troviamo alcune indicazioni relative proprio all'andamento dei prezzi. Ieri abbiamo visto il CPI che in Germania su base mensile è sceso dello 0,8% nel mese di dicembre, con attese di un calo più ridotto dello 0,6%. La variazione su base annua è stata del 14,5% per quello che riguarda i prezzi all'importazione, dato in questo caso è uscito oggi. Le attese erano di una crescita del 18%. E anche in Svizzera c'è stato un dato per quello che riguarda il mese di dicembre leggermente migliore rispetto alle attese e comunque in ridimensionamento rispetto a novembre. E infine oggi è uscito il dato sull'inflazione armonizzata della Francia che è cresciuta su base annua del 6-7%. Un deciso rallentamento dal 7-1% di novembre e con attese di un 7-3%. C'è da dire che questo rallentamento dell'inflazione può avere una doppia interpretazione, ovviamente è positivo se andiamo a considerare che si tratta del problema maggiore che i paesi e anche le relative banche centrali stanno affrontando ormai da alcuni mesi. C'è però da dire che il rallentamento dell'inflazione probabilmente dipende sia dal ridimensionarsi dei costi dell'energia, ma anche da un rallentamento dell'attività economica, quindi a medio termine potrebbe non trattarsi di una buona notizia. Comunque, per il momento, i mercati, diciamo che capitalizzano proprio su queste notizie di rallentamento della crescita dei prezzi. Sullo stesso articolo trovate anche una tabella relativa ai principali future. Sono una quarantina di mercati e vedete, iniziano a comparire nella colonna relativa al segnale di breve termine anche alcuni strong buy. Ne abbiamo uno relativo al gold e andremo a guardare tra poco il grafico che infatti è in decisa crescita. Stessa cosa per il platino, ma anche l'indice della il future sulla borsa svizzera e il future sulla borsa italiana sono caratterizzati da un segnale strong buy, quindi qualcosa si sta muovendo. Se andiamo a guardare la valutazione del trend di medio termine, invece anche per la borsa svizzera e per la borsa italiana, quella italiana resta neutrale, per quella svizzera è molto ribassista. Quindi in ottica di medio termine questi movimenti più recenti non cambiano quello che è il quadro grafico di fondo. Ma stavamo dicendo di altri mercati, tra cui anche l'oro. Abbiamo visto FTSE MIB e DAX, passiamo adesso rapidamente agli indici USA, questo è l'S&P 500.
L'ultima candela fa riferimento alla seduta odierna, per adesso non ci sono grossi movimenti, vedremo in apertura effettivamente di mercato americano che cosa succederà. Sopra area 3009 queste oscillazioni si dimostrerebbero un doppio minimo, quindi una figura rialzista che potrebbe anticipare un nuovo test di area 4100. Solo sopra quei livelli poi ci sarebbe un effettivo mutamento di scenario in favore del proseguimento del rialzo. Se dovessimo scendere sotto area 3008, invece, questa fase laterale si dimostrerebbe semplicemente un rettangolo, quindi una figura di continuazione del doppio massimo, del ribasso iniziato col doppio massimo che si era visto a inizio dicembre. Il Nasdaq è una situazione simile ma relativamente più debole. Questo è il canale crescente che aveva contenuto i prezzi dal minimo di ottobre. La base del canale è stata violata un paio di settimane fa, i prezzi hanno cercato più volte di tornare al di sopra, anche ieri avevano fatto un tentativo. La linea del canale passa 11.000 punti per quello che riguarda il Nasdaq 100, sopra quei livelli ci sarebbe un segnale di rientro della possibilità di vedere salire le quotazioni con un target intorno all'area 11.6-11.650, fino a che siamo sotto 11.000, invece c'è il rischio che questo return move alla fine introduca una nuova discesa verso i minimi di ottobre. Per quello che riguarda l'oro, ne avevamo parlato poco fa, siamo in una fase di netta espansione, i prezzi sono saliti oggi sopra il 50% di retracement, del ribasso dal massimo di marzo dello scorso anno. Si tratta di un segnale importante. Come vedete, il rialzo poggia su questo bel doppio minimo che si è disegnato tra settembre e novembre, quindi c'è spazio per un'ulteriore fase di crescita. Sappiamo che l'oro si apprezza quando i rendimenti reali sono in calo. Anche in questo caso, la lettura dell'apprezzamento dell'oro potrebbe avere una duplice, diciamo, una duplice interpretazione. Il fatto che i rendimenti reali siano in calo e che quindi ci sia questa tendenza a comprare oro, legata anche in parte al ridimensionamento del dollaro, che vedremo tra poco, è un ulteriore indizio di probabile rallentamento dell'economia. C'è una situazione, diciamo, di rialzo dei tassi di interesse, che a questo punto potrebbe essere alle sue battute finali se effettivamente le indicazioni di rallentamento dell'inflazione verranno confermate, ma c'è anche appunto un'inflazione che probabilmente ha smesso di crescere, ma rischia di rimanere elevata ancora per un certo periodo di tempo. Questo ovviamente, come abbiamo detto, potrebbe avere effetti sulla crescita economica. E quindi in questo caso il ritorno della funzione di bene rifugio da parte dell'oro sarebbe da leggere come appunto un indizio di timore da parte degli investitori di un rallentamento della crescita e di perdita di valore degli asset più rischiosi. Per quello che riguarda il petrolio, siamo in calo netto da un paio di giorni. Come vedete, oggi i prezzi sono scesi sotto questa candela Dragonfly d'oggi. La violazione di quella candela, che era del minimo del 29 di dicembre, ha completato il piccolo doppio massimo che si è disegnato dal 27 di dicembre. Adesso c'è il rischio di una discesa nuovamente sui minimi di dicembre in area 70 dollari. Questo canale ha un lato superiore intorno all'area 81-81,5, senza la rottura di quei livelli. Il trend sembra destinato a essere ribassista. Infine, guardiamo il cambio euro-dollaro. Oggi l'euro è nuovamente in una fase di guadagno, c'è però questa forte resistenza 1,0750 che coincide col 61,8% di retracement del ribasso dal massimo di febbraio, da essere superata. Senza la rottura di quella, questa fase rialzista che era partita a settembre potrebbe alla fine dimostrarsi solo una correzione, e ci sarebbe quindi il rischio di vedere riprendere la fase di rafforzamento della moneta USA, un rafforzamento del dollaro, probabilmente viste le sue motivazioni di base, quindi rialzo dei tassi da parte della Fed per contrastare in maniera più efficace l'inflazione. Alla fine avrebbe implicazioni diciamo negative per quello che riguarda la crescita economica, e probabilmente sarebbe visto negativamente, quindi anche come potenziale influenza sulle borse. Quindi attenzione,
Con l'euro-dollaro sotto 1,0750 rialzo le borse avrebbe maggiore possibilità di proseguire, ma sotto 1,05 invece si rischierebbe di andare in direzione contraria. Confermando quindi l'idea che questo movimento di rimbalzo, abbiamo visto prima soprattutto nel caso del DAX, sia solo una correzione temporanea di una discesa di più ampio respiro ancora non terminata. Per adesso vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo come sempre. Se il video vi è piaciuto di lasciare un like, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e vi do appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornaliero.